Buongiorno amici, buongiorno cari spettatori, bentornati da MotoMix. Oggi voglio parlarvi di una novità assoluta. Per la prima volta vedo dal vivo, non è vero, l'ho vista anche giù a Milano in uno stand, dal vivo presso il nostro garage è arrivata la nuova Husqvarna 901 Norden. Novità assoluta per l'anno 2022. In anteprima, già a dicembre, ce la siamo trovata sotto l'albero. Eccola qua, bellissima, una linea molto particolare, come si contraddistingue sempre Husqvarna, un colore accattivante, viene proposta solo con questa colorazione, ma penso che la gente non si lamenterà per questo. La joint venture tra Husqvarna e KTM, che vivono sotto lo stesso tetto, ha fatto sì che per costruire questa bellissima Norden abbiano preso la base di partenza della KTM 890 Adventure R. Cosa hanno cambiato rispetto all'890R? Cosa hanno migliorato e cosa secondo me potevano fare meglio? Naturalmente l'estetica. L'estetica è una cosa ben fatta, molto migliorata. L'890R ha questa linea aggressiva, spigolosa, e anche molti clienti me l'hanno fatto notare, non è andata giù proprio tanto bene. Questa moto invece, appena arrivata in garage, qua da due giorni, sono già venuti almeno 20 persone a vederla, è fantastica. La prima tra l'altro è già stata venduta al signor Carnovale, che quando è entrato non ha fatto neanche in tempo a vederla e già era pronto a configurarla e riservarla. Cosa cambia? In male. Mi è dispiaciuto un po' che ha perso 2 litri di serbatoio rispetto alla sorella di KTM, però visto i bassi consumi che ha, una media tra i 4,2 e 4,5 al 100, ovvia completamente a questo problema. Le ruote sono un cerchio da 21 all'anteriore, con dei dischi da 320 montando pinze radiali, logo di Husqvarna posizionato anche sulle pinze, monta dei fari antinebbia già di serie, uniti a questo faro rotondo molto retro che piace un po' agli appassionati delle moto di una volta. Una moto da 204 kg a secco, quindi per il suo segmento molto leggera, un motore finalmente bicilindrico anche su Husqvarna, che fino adesso andava avanti a monocilindrici a gogo, finalmente bicilindrico in linea che eroga e sviluppa 105 cavalli, una cilindrata piccola ma grandi prestazioni, possiamo pensare a paragonarla con qualsiasi altra moto dello stesso segmento, siamo completamente al di sopra con una cilindrata veramente molto più bassa. Altre particolarità, la sella e l'ergonomia della moto, una moto molto molto comoda da guidare, ci ho fatto solamente 6 o 7 km perché fuori ci sono 0 gradi ed è tutto ghiacciato, ma vi posso assicurare che anche per me che sono un nanetto la moto è veramente comoda. Posizione della sella regolabile in alto e basso, la seduta è molto larga anche per chiapponi come me, quindi comoda, non si sentono le imperfezioni della strada, motore molto fruibile come giustamente era già l'890 Adventure prima. E a questo punto passerei a farvi vedere qualche dettaglio più da vicino. Parliamo un pochettino di qualche dettaglio per il fuoristrada. Questa moto, come detto in precedenza, monta un cerchio da 21 all'anteriore e un cerchio da 18 al posteriore. Le forcelle sono delle VP Apex da 43 mm con ben 220 mm di escursione. Al posteriore c'è sempre un monoammortizzatore VP Apex ma con 215 mm di escursione, leggermente meno. Sono disponibili aftermarket sempre tramite il reparto VP Racing, delle sospensioni anteriori con più escursione che arrivano fino a 270 mm. Questo per proprio gli appassionati dell'hard enduro. Ragazzi e ragazze, siamo alla fine di questo filmato, vi ho presentato questa nuova bellezza che trovate esposta nel nostro garage. Oltre che esposta, vi ricordo che abbiamo anche il veicolo demo che potete provare senza problemi, chiamateci, riservate una prova. Vi invito inoltre anche ad andare a vedere sul sito ufficiale di Husqvarna o su YouTube il video ufficiale della presentazione della Norden, dove i due tester di Husqvarna viaggiano in mezzo ai vulcani dell'Islanda. Come ultima cosa, prima di salutarvi, vi invito a mettere il mi piace su Instagram, su Facebook e a seguirci su tutti i nostri canali social. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!